sono all'aeroporto e finalmente sono in partenza per Londra, dove manco da 10 mesi. Non vedo l'ora di vedere mia mamma, miei amici. E la sera ho qualche progetto da visitare un localino cool della capitale, quindi seguitemi. Giornata a Londra, stiamo andando verso Chiswick High Road a scoprire questo ristorante italiano molto interessante. Siete mai stati a Chiswick? Eccoci qua. Anche se non è proprio in centro di Londra, è una zona molto figo, molto viva, piena di gente molto cool e anche musicisti di alto livello. Avevo parlato di un ristorante italiano particolare ed eccoci qua al nostro ristorante di questa puntata. So, good evening to you. Welcome to Villa di Giano. Thank you very much. Can you show me around? I will show you. Great pleasure. Okay, Ilona, like now the question that I'm going to have to ask you is like, why does this place exist? Because it's not your normal everyday restaurant. It's got a lot of history behind it. There's actually a reason for all of this. So would you like to just explain it to me? Yeah, so I've done quite a few things in life. One of them was to, I've opened a gallery in South Kent. I've got 7 beautiful children, artists. No, I don't have any children. I've got 7 artists that I curate. Okay. And one of my artists took me to Villa di Giugiano when the Berlin Philharmonics played there for wine, because his sister plays for Berlinese. So. Which is just near Siena. It's near Siena, and the family Bosco Bianchi Bandinelli were the rulers of Siena. So we went for the concert and I met the brothers, Andrea and Alessandro, and I just, the time stopped. So I initially became the British ambassador to the Villa di Giugiano to represent the wine sales and so on. And then we realized we could merge all of the love for creativity, which is food, art, music, and bring it to one place in London. And the only sort of suitable big place that we could find was Chiswick. Okay, Simone Zanibellato, ho detto bene il tuo nome? Benissimo. Ok, hai il bruttissimo compito di scegliere tutti i vini per questo meraviglioso posto. Qua siamo circondati di bottiglie, vedo che c'è un sacco di bottiglie particolari perché non li conosco neanche una, quindi raccontami un po' come scegli e come proponi i vini qua. Beh, come hai detto tu, ho questo arduo compito di scegliere i vini, che per me è un grande onore, un grande vanto. E come Villa di Giugiano abbiamo i nostri vini della casa, che sono appunto prodotti in maniera organica e limitata. Quello che cerchiamo appunto è di offrire vini di piccola produzione, di grande qualità, di grande pregio, ad un prezzo limitato. Io lo assaggerei, fosse lei. Lei, del lei pure. Quindi so che Sangiovese è un tipo d'uva e questo è 100% Sangiovese. Questo è buono, io potrei iniziare a bere da oggi. Ciao Chef Emanuele, piacere. Che bello essere in una cucina di questo genere, proprio profumi, salse dappertutto. E continuo a spostarmi perché non so come muovermi in cucina. E questo signore qua fuori campo, vieni qua. Questo chi è? La spalla, il braccio destro, la mente, braccio destro e mente, tutti e due. La mente. Cosa stai facendo mente? Questi sono dei polli, delle supreme di pollo che avevamo in corso. Tanto le scottiamo, le rosoliamo, le scottiamo e le teniamo da porto. Ma questi siete tutti italiani qua dentro? Tutti italiani. Quindi potete urlare in italiano e nessuno vi capisce? No, capisco. Ah, sì? Ok, qui c'è il menù che devo dire che sembra essere in Italia: bruschetta al pate di fegatini, zuppa di pomodoro, burrata con la caponatina, tartar di tonno, salumi, insalata di crescione, tutto buonissimo, pici, cacio e pepe, spaghettone, cozze e botarga, gnocchi al ragù di triglia,
non saprei cosa prendere, risotto agli asparagi, pappardelle al cinghiale, bla bla. Questi due signori hanno preso un risotto a qualcosa con un tartar di tonno che sembra buonissimo. Poi per i secondi filetti branzino, supreme di pollo, nodini di vitello, bistecca alla fiorentina, manzo, formaggio, c'è di tutto di più. Ok, allora facciamo così, io prendo la zuppa di pomodoro per sentire proprio questo sapore dell'Italia, poi come primo gnocchi al ragù di triglia. Perfetto. E poi la milanese. E la milanese. Questa è la nostra mousse bouche di questa sera, offerta e preparata dai nostri chef. Cosa consiste? È una zuppettina, una zuppa di piselli verdi, un po' di mentuccia e della ricotta fresca. Allora, cin! Salute! Buonissimo! Yum, that looks delicious. Can I have some bread, please? Yes. Thank you very much. È quasi un dispiacere rovinarlo, però sentiamo come. Buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Eccoci i suoi gnocchi al ragù di triglia. Prego. E il suo favoloso Gavi di Gavi dal Piemonte. Salute. Salute a lei. Vediamo un po'. Eccoci qua con il suo Chianti Classico 2009. Che bello! La nostra milanese. Grazie. Prego. Signor Filippo? Oh, chef! Buonissimo. Come siamo andati? Tutto bene. Buonissimo. E finiamo con un bel tiramisucino. Grazie mille, complimenti. Buona serata. Grazie, buon lavoro. Un sorso di un buon Vinsanto. E sono riportato in Italia, se sono in centro di Londra, eppure i sapori mi portano direttamente in una trattoria in Italia. Adesso devo dare un punteggio da 1 a 5 a il cibo, l'ambiente, la cordialità del personale e il prezzo. Il cibo darei 4 su 5, senza nessun problema, perché l'ultimo punto l'avrei dato se fosse leggermente più avventuroso il menù. Per me che abito in Italia sono piatti molto tradizionali, molto classici, perfetti, però molto classici. Per l'ambiente un 5 senza ombra di dubbio, anche se c'è poco di italiano dentro. Sì, da fuori sembra un po' una villa, c'è qualcosa che riprende una villa in Toscana, ma dentro potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo ed è favoloso. Lo staff è eccezionale, tutti accoglienti, bravissimi, educati, quindi un bel 5, anche per il prezzo, considerando siamo a Londra e considerando la qualità del cibo, un bel 5. Quindi tutto sommato, top. Adesso vi saluto e spero di vedervi presto, quando sarò di nuovo in giro a cercare un ristorante da scoprire, valutare e vivere. Ciao!